Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Riccardo Guarnieri smascherato. Il cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne non la conta giusta. Il ritorno di Fiamma non è con la dama bresciana ma proprio con lei. La padrona di casa lo ha beccato. Maria De Filippi e Riccardo Guarnieri. Riccardo di Uomini e Donne sorprende tutti, altro che Ida. Il ritorno di Fiamma è proprio con lei. Maria De Filippi sgama tutto e racconta ogni dettaglio pubblicamente. Riccardo Guarnieri nell'occhio del ciclone. Sono settimane che Riccardo Guarnieri, l'ex fidanzato di Ida Platano, è al centro dell'attenzione per via delle sue frequentazioni e per un presunto ritorno di Fiamma con la dama bresciana. Riccardo Guarnieri. Sebbene i due in trasmissione sembrino sempre più affiatati, il cavaliere pugliese non è convinto di voler riprovare a ricostruire qualcosa con la bella parrucchiera. Per tale ragione, ha deciso di conoscere altre donne. Mentre con Maria Grazia è scattato anche un bacio, con Gloria la conoscenza è arrivata già al capolinea e proprio quest'ultima ha fatto delle rivelazioni che hanno portato Maria De Filippi a raccontare anche la sua verità. Cosa ha dichiarato la moglie di Maurizio Costanzo? La conduttrice di Uomini e Donne ha sgamato il cavaliere pugliese davanti a tutti. Maria De Filippi smaschera il cavaliere del trono over. Altro che Ida Platano. Il ritorno di Fiamma di Riccardo Guarnieri non è con la parrucchiera bresciana ma con un'altra dama di Uomini e Donne. A fare una rivelazione inaspettata che ha lasciato tutti a bocca aperta è niente di meno che la padrona di casa, Maria De Filippi. Riccardo e Ida. La moglie di Maurizio Costanzo, da qualche settimana ha riaccolto nuovamente alla sua corte l'ex fidanzato della dama bresciana che si è detto interessato e desideroso di conoscere nuove donne e perché no, magari trovare davvero la compagna della vita. Da quando è tornato in trasmissione, il cavaliere pugliese ha iniziato a frequentare Gloria con la quale però la conoscenza è già giunta al capolinea poiché gli atteggiamenti di lui, che ha voluto conoscere contemporaneamente anche un'altra signora, Maria Grazia, non sono piaciuti per nulla a Gloria che, giorno dopo giorno, nutre sempre più dubbi sulla lealtà e sulla sincerità del cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Anche Maria De Filippi sembra concordare con la dama e fa delle dichiarazioni che lasciano tutti a bocca aperta. Seduta sulla famosa gradinata, la padrona di casa prende la parola e dichiara che Riccardo, qualche tempo fa, aveva dichiarato proprio alla sua redazione che era interessato ad una dama non più presente in studio. In trasmissione sale la curiosità e scoppia il totonome. Gianni Sperti ipotizza che la dama in questione sia Marika. Secondo Tina, invece, è Roberta, la sua ex fiamma. Ma la De Filippi non conferma né smentisce e lascia tutti col dubbio. Marika e Roberta. La moglie di Maurizio Costanzo dà qualche altro indizio affermando che la donna di cui si sta parlando è davvero molto bella ma il cavaliere pugliese sembra aver perso la memoria. A chi starà alludendo Maria De Filippi? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.